L'oregone è un salmonide che vive nella gran parte dei laghi del nord e anche in qualche lago del centro Italia. Qui a nord non è presente solo nel grande lago di Garda, ma anche in piccoli e medi laghi, soprattutto del Trentino dove vivo. Nel lago di Garda e nei grandi laghi viene pescato prevalentemente dalla barca in verticale, mentre da riva, ed è la tecnica che voglio spiegare oggi, viene pescato con una tecnica che si può paragonare a una tecnica di fondo, quindi con un piombo si lancia ed è una pesca di attesa, si aspetta che il coregone abbocchi. Viene utilizzata una lamettiera con delle moschine artificiali che riproducono appunto queste moschine delle larve che in primavera si schiudono e di cui si nutre appunto il coregone. Il coregone è una pesca molto divertente e semplice perché richiede poca attrezzatura, quindi poco costosa, alla portata di tutti, soprattutto appunto dovendola effettuare da riva. È una pesca divertente perché parliamo di pesci che possono raggiungere anche il chilo e oltre, e oltretutto un pesce nobilissimo dalle carni squisite. Per pescarlo da riva abbiamo bisogno di una canna di circa 5 metri, un mulinello, io uso un Daiwa taglia 3000, 2005-3000 va benissimo, caricato con un 0,18 in bobina, un nylon 0,18. Dovremo procurarci delle moschiere, si possono anche fare ma non è oggi il caso di spiegare come farle. È molto più pratico, soprattutto per chi inizia, a rivolgersi ai negozi di pesca in zona, soprattutto dove il coregone si pesca, e comprare delle moschiere già fatte. Molto più pratico, io stesso le compro già fatte. Le moschiere in questo caso sono state montate su una trave dello 0,22 con un bracciolo del 18 e degli amini del 14. A seconda del regolamento si può pescare con un numero massimo di moschine. In questo caso in Trentino si può pescare massimo con due canne, con tre moschine per canna, oppure con una canna sola con cinque moschine. Ovviamente è preferibile due canne con tre moschine per battere più acqua e sondare più strati e più livelli d'acqua. La tecnica quindi consiste nel lanciare con un piombo finale attaccato a questa moschiera in zone dove appunto si sa che il coregone gira e attendere semplicemente la boccata. Quindi la canna dovrà avere un cimino abbastanza sensibile, perché comunque non si tratta mai di abboccate violente ma di leggeri sussulti della canna. Questa è la lenza madre. Prima di attaccare la nostra moschettiera inseriremo un galleggiantino. Questo è un galleggiantino di 10 grammi che non servirà in realtà da fare da galleggiante, quindi non lo vedremo, ma lo bloccheremo in modo tale che affondi insieme alla lenza, alla moschettiera e al piombo. Servirà invece perché sott'acqua possa sollevare di poco le moschiere in modo tale che si dispongano più o meno in verticale. Non sarà una verticale, sarà una diagonale pescando da riva, ma che comunque non si adagino completamente sul fondo. Questo per tenere appunto distaccate. Vedremo quindi la nostra moschettiera sott'acqua fare dal fondo, dal piombo finale, venire in superficie. Quindi tre moschine, sonderemo vari livelli d'acqua, perché appunto quando c'è la schiusa e dal fondo queste larve si schiudono, poi i coregoni arrivano e li mangiano in colonna, quindi a volte li troveremo più alti, a volte più bassi, a seconda del momento di schiusa. In ogni caso la pesca a fondo rispetto alla pesca da barca è vincolata al fatto che il piombo va sul fondo e quindi le moschine saranno comunque in prossimità del fondo. Dalla barca invece a volte risalgono di molto e quindi si deve tarare e capire dove stazionano e fermarsi. Non è il nostro caso. Quindi per bloccare il nostro galleggiante faremo un nodo, che è un classico nodo che si usa anche per la pesca all'inglese, un nodo di stop del galleggiante fondamentalmente. Lo faccio rivedere come si fa per chi non lo conoscesse. Per eseguire il nodo di stopper sulla lenza,
per il galleggiante usiamo un filo di cotone. Questa è la nostra lenza madre. Accoppiamo il filo di cotone alla lenza madre. A sto punto doppiamo e facciamo un loop col filo di cotone e a questo punto passiamo una, due, tre, quattro, cinque, anche sei, comunque è sufficiente anche cinque. Tiriamo. E serriamo bene. Tagliamo l'eccedenza, non troppo vicina, perché poi almeno lasciando dei baffetti potremo andarlo a tirare qualora si smolli. Ed ecco qua il nostro stop, che può scorrere sul filo in modo tale da regolare la distanza al galleggiante. La distanza al galleggiante sarà circa 50-60 cm. Il mio consiglio però, onde evitare che questo si muova, è di farne un secondo. Io ne faccio sempre due, quindi ne approfitto per farlo rivedere. Doppiamo il filo. Creo un loop e passo dentro di nuovo, una, due, tre, quattro e cinque, di nuovo le eccedenze, tagliamo. E così avremo due nodi, e questo, se uno è molle, blocca sull'altro, e due è difficile che si spostino, faccio fatica. Infatti se ne tiriamo uno per volta riusciamo, se li tiriamo tutte e due facciamo veramente fatica. Ecco qua realizzato il nodo di stopper per il galleggiante nella pesca del coregone. Avremo quindi il nostro nodo di stopper. Metteremo una piccola perlina e subito a seguire il galleggiante. Meglio mettere una perlina perché il nodo altrimenti andrebbe a incastrarsi nel buchino del galleggiante. Quindi nodo di fermo in cotone, micro perlina, galleggiante, altra micro perlina che fa da salvanodo, che va imbattuta sul nodo e quindi su una girella con un moschettone, una classica girella semplice, alla quale appunto collegheremo la nostra moschettiera. Sulle moschettiere ci saranno diverse mosche di diverso colore e sarà nostra cura vedere su quale moschettina mangia il coregone, in modo tale da renderci conto se quel giorno mangia sul rosso piuttosto che sul viola, piuttosto che su altri colori. E a quel punto sarebbe bene avere nella nostra cassetta varie lenze con le moschine tutte di quel colore per poter avere risultati migliori. Come piombi useremo dei classici piombi a pera da 35 grammi fino a massimo 50-60 grammi. Ecco, questa è una canna che lancia da 30 a 60 grammi, va benone. Possiamo utilizzare anche canne un po' più potenti che lanciano fino a 90 grammi. L'importante è appunto che abbiano una vetta, un vettino molto sensibile, e quindi ci adatteremo col piombo che comunque non sarà mai sopra i 60 grammi. Il piombo lo collegheremo al moschettone finale della moschettiera. Quando lanceremo, il piombo andrà sul fondo, il galleggiante solleverà la nostra moschettiera che si disporrà quasi in verticale, e a quel punto non ci rimarrà altro che aspettare.
ed eccoci pronti per andare in pesca.